Lascio Plage de Peru, direi una spiaggia a 3 stelle, non super, comunque un ottimo punto di sosta. Poi i tedeschi che ho incontrato, con cui ho passato la serata ieri sera, sono stati molto simpatici, ci siamo scambiati notizie su spiagge e posti belli dove andare. Adesso proseguo e vado verso Piana, magari vado fino a Capo Rosso a piedi, che potrebbe essere una cosa molto bella. Vedrò quando arrivo lì che caldo fa. Sono arrivato a Piana, sono solo le 9, per cui ho deciso di andare verso la torre di Capo Rosso. Questo è un bellissimo altipiano tra Piana e la valle che scende alla Plage de Ficaiola. Sono circa le 10, sono un po' in ritardo, ma e parto per arrivare a Capo Rosso, la torre genovese, con un panorama che è uno spettacolo. Chissà chi è che ha messo a posto questa casetta. Là in alto, ecco che spunta la torre. Ed eccoci alla torre. In fondo c'è la Plage d'Arone e il panorama a 360 gradi. Un mare aperto. In fondo iniziano le calanche. È stata proprio una bella gita. Adesso sono riuscito a percorrere questa traccia dove ipotizzavo un posto tappa e va benissimo. Io oggi proseguirò poi per la Val Dufango, perché è ancora presto, però guardate, la sistemazione è fantastica e là in fondo si vede la spiaggia di Arone, dove c'è anche il campeggio. Lasciata la zona di Capo Rosso, torno verso Piana e quindi imbocco la stretta strada che la collega a Porto e a Partinello per scendere verso la Plage Caspio. La strada attraversa la zona delle Calanche con torrioni di granito rosso che si elevano a 400 metri sul livello del mare.
passate le Calanca, ho oltrepassato la piccola insenatura di Porto e adesso proseguo lungo la D81 in direzione di Pertorello, perché c'è un'altra spiaggia che devo andare a controllare e vedere se è un buon posto. Ecco, ho raggiunto Partinello e qui sulla sinistra penso che sia una strada normale, almeno per il primo pezzo. Cioè, dovrebbe portare a questa spiaggia. Ah, cazzo, c'è un ristorantino. Questa è la piccola spiaggetta Eucaspio, niente di speciale. Là in fondo, quel promontorio là, è la testa di Caporosso, dove stamattina sono andato sulla torre. Lasciata la plage Caspio, risalgo a Partinello per proseguire fino a Galleria, alla foce del Fango, per cenare all'artigiana. Dovrò poi trovare un posto dove fare il campo per la notte. Ed eccomi arrivato a Galleria e alla foce del Fango. Ho provato a cercare ovunque, ma non è possibile fare un campo per la notte. Così, dopo aver cenato all'artigiana, risalgo la valle fino al campeggio di Tuarelli. Semplicemente fantastico. Dopo aver dormito nel campeggio qui della Val du Fango, proprio scarso, ma non c'era altra possibilità di pernotto. Però il torrente qui è veramente meraviglioso, ci sono delle pozze che sono fantastiche. Purtroppo quest'anno la splendida spiaggia di Galleria non è raggiungibile, perché la foce del fiume è molto alta e non riesce a attraversarlo per raggiungerla, e non c'è assolutamente nessun altro accesso alla spiaggia. Infatti anche ieri era completamente deserta. Stamattina proseguo per andare verso il Faro del Cavallo e poi andrò fino alla Revellata, dove penso, se non ci siano problemi, di riuscire a fare campo per la notte. Adesso provo a salire, se la strada è aperta, sì, dove c'è questo faro. Dovrebbe essere un punto panoramico e nelle mie ipotesi fatte a casa sulle carte potrebbe in teoria anche essere un luogo di possibile sosta a notte. Adesso vediamo quando arrivo. Più impegnativa del previsto questa stradina, che arriva qui dove c'è questo vecchio faro abbandonato. Alla fine della pista, che è più impegnativa del previsto, come ho già detto, si arriva in questo luogo un po' spettrale, di questo faro abbandonato. Chissà chi è che abitava qui.
Sembra tutto sbarrato, però qui c'è una porta. Ma tu pensa. Chissà se si riesce a arrivare in cima. Comunque, panorama dalla torretta, merita. Quella là in fondo, a sinistra, deve essere la Revellata, dietro là c'è Calvì. La strada da cui sono arrivato. Lasciato il faro di Capocavallo, mi dirigo verso la Revellata e le sue fantastiche spiagge. Spero veramente che sia possibile piazzarsi qui. Anche se oggi è domenica, non sembra ci sia molta gente. Ed eccoci arrivati alla spiaggia qui della Revellata, veramente uno spettacolo. Acqua cristallina, non c'è nessuno, solo quel catamarano, ma c'è un bel cartello in evidenza sulla spiaggetta: no camping, no fuochi e tutto il resto. Dovrò trovare un posto dove andare stanotte. Comunque per ora sto qui un po'. Lasciata la Revellata, seguo la strada litteranea verso Calvì e l'Île Rousse per fare un po' di spesa. Quindi mi dirigo all'interno per raggiungere lo splendido villaggio di Pigna. Ed eccoci a Calvì. Questo arroccato è il villaggio di Lumio. Da Île Rousse sono salito a Corbara e poi a Pigna, che è un piccolo villaggio appena all'interno, che è veramente uno spettacolo di viuzze, di piccoli ristorantini. Giardini, fiori, è proprio un borgo graziosissimo. Vecchia fonte con tutti i ritratti. E questo è un palazzo, la Maison d'Hôte, un albergo molto carino. Nel tardo pomeriggio proseguo verso l'interno e casualmente incontro il campeggio di Upignotto immerso tra gli ulivi. È proprio quello che cercavo e decido di passare la notte qui, immerso nel silenzio e il tubare delle tortore.